Due giorni fa è stato presentato il nuovissimo iPhone 14 Pro e dopo il video che è già uscito su iPhone 14 e 14 Plus, ora parliamo di questo modello più avanzato, appunto Pro, e quest'anno lo è veramente tanto. Tra poco, al massimo domani, uscirà anche il video dedicato a Apple Watch e AirPods, ma intanto parliamo di lui, il nuovo iPhone 14 Pro e Pro Max. Personalmente, se non fosse per i prezzi italiani, lo trovo un prodotto molto interessante che ora andremo a analizzare. Del video di iPhone 14 vi ho parlato di alcune alternative per non prendere quello nuovo, per risparmiare e per comunque avere le stesse funzioni. Purtroppo su questo ovviamente non c'è, perché è il top di gamma assoluto, quindi capiamo, se vogliamo un prodotto del genere, per quello che è top di gamma, dobbiamo per forza prendere questo. Ma ne parliamo a fine video, non mi sembra giusto, prima vi voglio esporre tutte bene le nuove funzionalità. Apple punta subito già nel primo spot sulla nuova funzione principale. Unica funzione principale non è, perché secondo me le funzioni principali sono ben tre, e poi ce ne sono tante altre, ma le tre più importanti sono queste. E la prima è la Dynamic Island. Non si chiama pillola, non si chiama puntino, ma si chiama Dynamic Island. Non è né come l'avevamo, non è in nessuna delle maniere in cui l'avevamo ipotizzata, è totalmente nuova, si adatta alle situazioni, come potete vedere, si adatta alle chiamate, si adatta un po' a qualsiasi cosa dobbiate fare con il vostro iPhone. Vi faccio vedere. Per lo schermo OLED dell'iPhone ha una funzionalità perfetta, le chiamate, il player musicale, il Face ID, tutte queste cose qua. E le cose meno importanti magari te le mostra solo in orizzontale espandendosi, mentre le cose più importanti te le mostra anche scendendo, anche magari le indicazioni stradali. Ci sono delle cose che te le mostro in un modo e alcune in un altro, è proprio una cosa geniale. Viene presentato, teaserato con questo nuovo colore viola, che è il colore novità di quest'anno, che per me è anche il più brutto dell'anno, veramente atroce, al contrario dei colori nuovi di iPhone 14, questo non mi piace per niente, uno dei più brutti colori esclusivi che Apple abbia mai fatto a mani basse. E gli altri tre colori sono il gold, che è l'unico che rimane uguale, ma comunque bello, mi piace, non come quello dell'XS, il gold non mi è mai piaciuto tanto come colore, però ci sta. Poi abbiamo il nero e il bianco, quello che gli scorsi anni nel graffito, quest'anno diventa Space Black, nero siderale, che per me è veramente bello. È un nero molto simile a quello di iPhone 7, che è proprio un nero opaco, bellissimo. E anche il silver passa proprio a una sfumatura del tutto bianca, bianca, bianca. Molto più fredda, molto più bella. Quindi quest'anno per me i due colori base sono anche i due più belli. Io c'ho l'iPhone silver, c'ho il MacBook silver, mi piace il silver, quindi andrei di quello, però anche nero è veramente, quest'anno soprattutto, veramente bello. Questa Dynamic Island io la trovo veramente una cosa super intelligente, perché si adatta un po' a qualsiasi situazione ed è perfetta, perché ti va a trasformare quello che è un difetto in un pregio, che secondo me è la cosa più intelligente che ci potessero fare, quindi bravissimi. Per ogni cosa si adatta alle varie situazioni, è geniale, a dir poco geniale, come dicevo anche nel video recap. I modelli sono i soliti, da 6.1 e 6.7, le grandezze non cambiano, neanche lo schermo, che arriva fino a 2000 nits, molto interessante, però stavolta è always on, quindi la funzionalità always on su Android c'è da anni, finalmente arriva anche su iOS, come avevamo già predetto, da iOS 16, e arriva in una maniera che non mi stupisce, non mi cambia particolar modo. Abbiamo poi il nuovo chip A16 Bionic, che ci cambia poco o nulla. È il chip più veloce in uno smartphone, dicono, ma neanche di tanto. 6 core di GPU, 5 di GPU. Abbiamo anche qua il nuovo Photonic Engine. Parlando invece di foto e video, quest'anno la camera principale è da 48 megapixel, la 1x, che permette di avere quasi una camera a sé stante, che però fa parte di questa 1x, la 2x da 12. Quindi quest'anno abbiamo 0.5, 1x, 2x e 3x. Cosa super intelligente, secondo me, hanno fatto. Una camera 48 megapixel che permette di usare funzioni assurde come il Pro RAW ancora più evoluto. Anche la ultra wide e la zoom si sono evolute, abbiamo tantissime novità per la camera, ad esempio per rendere più belle e estetiche le foto, almeno quelle non zoomate tanto, i 4 pixel simili, di colori simili, si uniscono per formarne uno con un colore omogeneo che rende la foto molto più bella e molto più dettagliata. Per i video invece abbiamo l'Action Mode che troviamo già su iPhone 14 e la Cinematic Mode arriva in 4K
24 fps. Standard film, ovviamente non è come un film, però è una grandissima figata. Io da videomaker, quando ho visto questa cosa con il ProRes, il Dolby Atmos, il Dolby Vision e tutto, ho veramente adorato. Per un videomaker, per un photomaker, per qualsiasi creator, è l'iPhone perfetto. All day battery life, il Pro Max arriva fino a 29 ore di batteria con consumo contenuti medio. Come funzionalità ESI, anche qui non abbiamo il carrellino SIM e c'è, come nell'iPhone 14 normale, la funzionalità SOS via satellite. Anche questa molto interessante, sarà disponibile in ESI da novembre e vediamo da quando sarà disponibile in Italia. Speriamo il prima possibile, al massimo un annetto, penso. Anche qui, come sul 14, su tutta la nuova gamma di Apple Watch arriva il crash detection, ovvero capisce quando tu fai un incidente, in pratica, e anche da dove. È veramente molto intelligente, se tu non gli dai segni di vita, lui ti chiama anche i soccorsi, veramente figo. Prezzi. I prezzi di ESI sono $999 e $1099 per il modello a 128. Bene, in Italia sono già partiti i preordini e comunque ha venduto molto, eh. In Italia i prezzi sono veramente pazzeschi, $1339 per il modello Pro e $1489 per il modello Pro Max. Io ovviamente, per come sono fatto io, per usatore, per max user da 2 anni e passa, andrei sul Pro Max, e spendere €1500 per un iPhone mi sembra una cosa esagerata. Quindi purtroppo per ora non lo acquisterò, spero di acquistarlo il prima possibile, ma ora non sono assolutamente le condizioni. Il modello di 256 del Pro Max viene $1619 e quello da 1 tera $2189. Ma se vi volete consolare, volete un iPhone da 1 tera senza avere il Max, vi viene solamente €2000, €100 di meno. Chi si lamenta? Nessuno. Quindi ragazzi, a parte gli scherzi, per questo video è tutto. Abbiamo dei prezzi veramente folli quest'anno. Ora andiamo in descrizione, vi lascio anche l'ultimo episodio del podcast di iPhone Italia, che c'è un discorso molto interessante sui prezzi italiani, sul come non è assolutamente, cioè è colpa di Apple, ma non solo colpa di Apple, per lo più colpa di Apple. Io in questo video sbaglio su alcuni riferimenti, scusatemi, non sono stato preciso, mi sono informato un po' meglio del giorno dopo e in effetti scusate. E se lo comprate in USA spendete molto meno, ma non avete il carrellino SIM. Questa è una bellissima fregatura. Quindi questo iPhone ha senso per due tipologie di persone: l'appassionato che c'ha i soldi, e il filmmaker, videomaker, filmmaker, photomaker, qualsiasi persona che ha bisogno di una ottima fotocamera. Per il resto non ha assolutamente senso comprarlo come iPhone 14, ma di lì è tutta un'altra cosa, perché alla fine sui prezzi ci potete valutare. Aspettate che si svaluti, se lo volete prendere per l'Always On, aspettate, perché l'Always On non viene €1500, €1300. Quindi se lo volete per queste cose, per la Dynamic Island, che certo un senso, cioè è molto figa, però aspettate qualche mese per spendere qualche centinaio in meno, anche se si svaluterà molto poco rispetto al solito. Comunque voi fatelo. E la cosa che mi ha stupito di più è che gli altri iPhone, quindi iPhone 13, rimane al prezzo dell'anno scorso come iPhone 12. E iPhone SE sale di €30, da €529 passa a €559 di base. Per me quest'anno i prezzi sono assurdi, ma non ci si può far nulla. Questo iPhone ha senso, se fosse stato ai prezzi normali sarebbe stato uno dei migliori iPhone Pro dell'ultimo periodo, uno di quelli con più novità, ma invece tanta differenziazione, infatti sull'iPhone 14 sono veramente poche novità. Però per questi prezzi aspettate che scendano un po', ve lo continuo a dirvelo, perché non si può spendere €1100 per un Pro Max. Io lo comprei subito, sono già partiti i preordini, però ovviamente siete ricchi stradicchi che è là perché vi guardate questo video, comprate la scatola chiusa, ma se dovete un attimo valutare bene la scelta, aspettate qualche tempo, almeno che non sia una cosa urgente. A quel punto andate su un 13 Pro magari. Come prodotto ve lo dico e ve lo continuo a dire, ha un sacco di cose super interessanti, super belle, super particolari per qualsiasi utente. Per in USA non è un senso assurdo, perché c'ha delle funzioni esclusive e in più costa anche meno, cioè come gli altri iPhone. Lì ne stanno comunque facendo polemica perché come ogni anno costa tanto, ma ragazzi guardate un po' qui in Europa e capiamoci. Il software invece
iOS 16 sarà disponibile dal 12, questo lo volevo un attimo dire, fra pochissimi giorni. Ragazzi, se avete ordinato il 16, mandatemi una foto. Per questo video è tutto, che è meglio. Chiudo qua la questione iPhone. Questo è l'ultimo video che realizzo. Il prossimo sarà sugli Apple Watch e poi basta Apple per un po'.